Assieme all'inclusione, sospeso, nuclei svantaggiati. Se tu vai al CERT e il CERT ti rilascia il certificato di svantaggio, tu con questo certificato di svantaggio, se non viene inviata la validazione telematica, la puoi utilizzare come carta igienica, non vale nulla, questo lo dico sempre e lo ribadisco. Ha ragione il CAF, non se ne fa nulla di questo certificato di svantaggio, perché il primo passaggio necessario per poi arrivare alla validazione è appunto avere il certificato di svantaggio timbrato e protocollato. Però il CERT poi ti deve indicare dove andare a farlo validare, ovvero quale l'ente che è abilitato alla validazione tramite il portale ADI, perché se non inviano la validazione, la tua pratica resta ferma almeno per 60 giorni. Poi dopodiché uno dice sì, va in silenzio assenso, attenzione però che non è sempre detto che lo svantaggio venga visto come idoneità a percepire l'assegno di inclusione. Quindi è necessario, e fate attenzione a questo dettaglio, che una volta che vi viene rilasciato il certificato di svantaggio, questo debba essere validato per poter essere considerato accolto, per poter essere considerato corretto da parte di IMSS. Per tutte le tue domande scrivimi nei commenti e like al video.